Vuoi farti la tua squadra dei sogni su FIFA 20 e non sai come fare? Bene, passa su footloot.com, inserisci il codice Joker e otterrai il 5% di crediti extra e il 10% sui loot dollars. Trovate il link in descrizione. Ritornate alla vostra giocare. Siamo tornati, signori, di nuovo su FIFA 20. E sono tornato, ragazzi, con il secondo appuntamento del Road to Glory. Scorsa settimana, ragazzi, è uscito il primo episodio. Quindi, per chi ancora non l'ha visto, mi raccomando, andatelo a vedere. Ragazzuoli, voglio subitissimo che lasciate tutti quanti un bel mi piace per proseguire questa serie. Mi raccomando, come i vecchi tempi del grandissimo Rodrighino Rodrighetto. Raga, io prima di iniziare questo video mi raccomando un like, passate su Instagram, trovate il link in descrizione, Footloot link in descrizione e G2A in descrizione. Direi che possiamo iniziare con questo secondo appuntamento. Intanto ormai le regole le sapete tutti quanti di come stiamo procedendo con questo Road to Glory. Questa, ragazzi, è la squadra che l'ultima volta siamo riusciti a fare. Avevamo fatto un sacco di punti, poi purtroppo abbiamo perso parecchi punti per i gol che abbiamo subito. E quindi direi di poter iniziare subito questo secondo appuntamento. Speriamo, ragazzi, di creare e di portarci ovviamente degli ottimi risultati in queste partite, così almeno possiamo potenziare al meglio la nostra squadra. Ah, vedi subito il Paris Saint-Germain, lo stadio del Paris Saint-Germain. Non so che squadra può avere questo mio avversario, ma spero nulla di stratosferico. Io gli ho detto di mettersi la divisa quella nera e non me l'ha messa ai miei avversari. Bene, allora lui subito parte con De Bruyne. Ce l'ha Jimenez, Fernandez, e i miei non corrono. Il mio portiere sta fermo. Raga, la squadra ovviamente la sua è superiore, questo ormai lo sappiamo. No, 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 così no, su questo brissi gol no, però così, porca miseria. Fuori gioco! Fuori gioco! Come ci godo! Bello! Ancora, ancora Rodrigo! Ancora Rodrigo! Mamma mia, subito, raga! Primo tiro per giocherone! Rodrigo! No! Come fai a sbagliare una cosa del genere? No, Rodrigo! Ma che cazzo fai? Date assist a meno, te prego! Niente. Aia. Aia. Qui sento odore di brace. Perché è andato a fuoco il pallone, raga, ma ha tirato una sleppa. Meno un punto! GG! Kevin De Bruyne! E dai così, ragazzi. E beh, ma d'altronde, se questi vanno a tirare con i loro migliori giocatori, ma i miei come fanno? Che il mio portiere è argentone. Attenzione. 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 Ma perché ti caghi tutto davanti alla porta? Era pure pallonetto quello, raga. Non ci credo. Mi stanno sabotando la partita. Non è possibile. Mi sembra giustissimo. E dai. No, raga, non è possibile. Tre tiri, tre papere ha fatto Rodrigo. È incredibile, oh. Sto giocando contro uno che non c'ha neanche il pad in mano. Non so con che cosa sta giocando questo. Vai, Rodrigo. Sì! Pallonetto, signori. E vai con i punti. Gol di Rodrigo più pallonetto. E questo vale doppio. Mamma mia. Quanti punti per noi. E finalmente... Dai, Rodrigo, porca di quella miseria. Oddio, che azione. Potrebbe stare l'assist. A chi la passo? Eccolo! Non è possibile, porca miseria. Dai, ci sta però, ci sta, ragazzi. Sì, ma non può funzionare così però. Che tu mi fai due tiri, due cazzo di gol. Perché il mio portiere fa schifo. Guarda lì il difensore che non ti ha neanche preso. E tutti i gol si è cagato Rodrighino. Madonna santa, non entra ragazzi. Non entra proprio. Non entra nessun tiro di Rodrigo. Dai, Rodrigo. Che scatto fulminio. Rodrighino, altro pallonetto. Mamma mia, signori. Uffede. Guarda tu, cazzo, la ficca la palla. È prendibile. Mamma mia, doppietta di Rodrighino con tanto di pallonetto. Dai ragazzi. Cioè, qua stiamo combattendo veramente fino al... Non lo so. Ma la rottura, però.
Mo rimetti pausa. Vabbè, ma va, fa un gubbocchino a mamma. Ok, adesso che hai terminato le pause, te la prendi riccamente in quel posto. Ok? Oh, grazie. Bellissimo. Bellissimo. Ma non corre. Ma non corre. No, non corre. C'hanno due di velocità i miei. Giustamente sono bronzini. Non è che mi posso aspettare che mi vanno a 240. Porca miseria. Mancano pochissimi secondi. Ma questo spazza. Ma come? Come si è fermato il giocatore? Meno male che è fuori. Meno male che è fuori, raga. Ma siete matti. Finisce qua, signori. Si termina in pareggio, quindi non bisogna contare sconfitte. Pareggio, ragazzi. Niente di niente. Quindi, signori, abbiamo due punti per i gol di Rodrigo. Più abbiamo la doppietta, ragazzi, con un altro punto. Sono tre punti. E due punti extra per i pallonetti. Quindi abbiamo 5 punti. Levando i due punti dei gol subiti, 3 punti buoni per noi. Dai, anzi ragazzi. Cazzuoli, sono andato a utilizzare due punti per il bronzino non raro. Ho messo un argento non raro come difensore. Quindi iniziamo un pochettino ad upgradare al meglio. Direi di cambiare qualcosa anche semmai sull'esterno, secondo me. Ok, con un punto extra, raga, che ci è rimasto, abbiamo upgradato l'esterno sinistro da non raro a raro. Quindi già un pochettino ha preso forma, raga. Signori, ci siamo. Seconda partita. La prima è andata abbastanza bene. Possiamo ritenerci anche troppo fortunati. Vediamo un pochettino la seconda partita. Se questa nostra avversario, la penna FC. Sto curioso di vedere Bucchiatto che giocatori ci mette a dinanzi. Allora, Emre Can. Pelé. C'ha Pelé. Ma come c'ha Pelé? Ma c'ha Pelé! Ma c'ha Pelé! Ma raga, ma si può giocare così? Ma come fa a avere Pelé? What? Perisic, Rafa, Pelé! Speriamo solo che non è buono utilizzarlo. E quello che sto vedendo non è che è tutto sto gran campioncino, però... Mai dire mai, Rodrigo! Mamma mia, che mi stavi facendo, Rodrighino mio! Devo sperare, raga. Bello! Bello! Rodrigo! Ed è lui, signori! Non la sbaglia sotto porta! Un punto extra per noi! Vai a mangiare la polvere, te Pelé! Vai che c'è l'assist. Niente. Devo tirare con Rodrigo. Vai, provato a fare l'assist. Vediamo se facciamo qui l'assist col colpo di testa tante volte. Niente. Il Kun Agüero pure. Madonna, ci ho fatto caso, ragazzi. Ma questo... Tanto sicuramente la passa a Pelera. Vuole passare. Ci riesce pure. Capirai. Questo, raga, con Pelé ha tirato una mozzarella. E per quanto il mio portiere è scarso, non gliela fanno a prendere, raga, sti palloni. Bello. Vai Rodrigo. Vai Rodrigo. No, non puoi prendermi l'incroci così. Ma dai, devi fare i gol. Vai Rodrigo. Vai bello del zio. Vai bello del zio. Vai così. Mamma mia, signori. Che bomba che ha tirato. Chi è questo? Abdul Asganaflow. Chi è? Victor Lopez. Victor Lopez che tira un bel missile, raga. Beh, essere un argento. No, chi è? Argento e bronzino. 55 di tiro. Ha tirato un missile. Questo, raga, Pelé, meno male che non lo sa per niente utilizzare. Anzi, questo ne è buono proprio a giocare. L'ho fatto! L'ho fatto! Da sotto la porta l'ha preso, ma va bene così. Madonna, che stavo facendo, ragazzi? Vai, Rodrigo. Vai Rodrigo. Ma perché l'hai tirato col sinistro? Ma sei scemo. Vai. Madonna, se lo fai Rodrigo. Mamma mia. Mamma mia. Niente. Attenzione. Rodrigo. Mamma mia, cosa ha fatto. E te ne vai, bro. E qui sono punti. Una cascata di punti. Pelé, dattelo sulle gengive. Pelé, te lo devi dare sulle gengive. Boom baby. E te la quitti. Ragazzi, allora, noi abbiamo due gol di Rodrigo e sono due punti. Un assist di Rodrigo e sono tre punti. Punto per la vittoria 4. Rage quit, un altro punto e sono 5 punti per noi. Mamma mia, GG proprio. Pelé,
Vai a dormire per le 98. Meno male questo c'ha le mani bucate, raga. Oh, 5 punti. Non sto sedendo. Ragazzuoli, arriva lui, il primo argentone raro lì come centrocampista. 72 con 81 di velocità. Quindi abbiamo utilizzato 3 punti extra. Ce ne rimangono solamente 2 per fare un altro upgrade. Qui ragazzi abbiamo messo un altro con un punto extra, bronzo raro al posto di un bronzo normale. Possiamo fare l'ultimo upgrade e manca poco per avere upgradato quasi tutta la squadra. E con un punto ragazzi che ci rimane andiamo ad upgradare il terzino destro. Quindi raga abbiamo messo già buoni giocatori che secondo me anche molto veloci sono importanti. Quindi ragazzi abbiamo upgradato tutta la nostra squadra con queste due partite che oggi ragazzi sono andate veramente bene. Sono soddisfattissimo di quello che abbiamo fatto. Bene ragazzi, che dire, questo appuntamento è giunto a termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, un bel pollice in su, commentate, condividete. Vi invito a cliccare qua a fianco a me ragazzi per vedere altri due video. Se tante volte ancora non l'avete visti, cliccate lì con c'è per iscrivervi al canale, cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento. Mi raccomando ragazzi, spaccate il video di like e condividetelo. Ciao ragazzuoli.